Amici di L'Esport Academy, buon pomeriggio da Leo Talusi, benvenuti all'Antonio di Bisceglia per la terza giornata del campionato di promozione laziale, Girone B, Real San Basilio, Vis Subiaco. E si parte allora con il primo possesso di Real San Basilio, Vis Subiaco. Il cross sul primo palo, la deviazione! Con la super risposta di Scaramuzzino che salva il risultato immediatamente dopo 1 minuto e 5. Come detto, tenuto alla meglio dai difensori avversari, dai due centrali, ovvero Jonata Proietti e Mauro Pitto. E infine adesso non hanno sbagliato praticamente quasi nulla. Sponda all'indietro, incredibile! Incredibile veramente! Avevo chiamato la prostazione di Jonata Proietti e alla fine si fa autogol in una maniera incredibile. Il San Basilio va in vantaggio al 39. Cross che arriva col destro direttamente verso la porta, con la palla che si impenna, forcina sul fondo però. Illusione ottica del gol di Mirko Forcina, che però di testa non trova il raddoppio. Tenere in campo, gli hanno oltre che portato il solito blocco anche chiuso la strada per eventuali servizi in avanti. Janzi, siamo dentro il primo di recupero perché siamo al 46. Tiberi, un po' di spazio, Tiberi vuole aprire dentro per Sciamanna, se l'è mangiato però. Se l'è mangiato Sciamanna e l'arbitro dice che basta così per il primo tempo parziale di 1-0 per il Samba. E si parte col secondo tempo di Real San Basilio Vis Subiaco di L'Esport Academy, che potrete vedere già da domani verso ora di pranzo, la top goal del weekend sul nostro profilo Instagram L'Esport Academy. Veniteci a seguire se ancora non l'avete fatto. Lancio verso Pietro Bono, grande palla, Pietro Bono in aria, Pietro Bono con il sinistro a incrociare, pareggia la Vis con Pietro Bono che apre il conto del campionato 1-1. L'estremo difensore ex Rieti sul pressing alto di Mirko Forcina. Ora Pietro Bono, intervento in scivolata di Mereo, è tutto regolare perché è comunque palla per il San Basilio, avrebbe fischiato l'arbitro. De Palma, si è rialzato Mereu che ha anche un po' di spazio, non più. Tiberi, limite dell'area, Tiberi vuole imbucare, che palla, Sciamanna fuori gioco un'altra volta, ha fatto gol però Jacopo Sciamanna, bandierina alta di Giulio Garagozzo, gol del 2-1 annullato. E trova soltanto Panariello, la deviazione, Pitto protegge la palla che arriva dalle parti giustissime, che poi va all'indietro, che rischio per Scaramuzzino sulla presenza di Mirko Forcina che è sempre lì e aspetta il momento più opportuno. Bonini, buona possibilità per lui, Bonini verso l'area, Bonini prova subito di controbalzo ma la sfera termina alta di poco. Mauro Pitto che cercherà la profondità dell'area di rigore con una lunga gittata, stacco di testa di Ceccarini che libera, poi Forcina, messo giù Forcina, arriva il fischio e il rosso, cartellino rosso per Jonata Proietti. Janzi, Forlini invitato ad inventarsi qualcosa, vuole aprire per Forcina, prende posizione Forcina, è per terra il portiere, Forcina non riesce a calciare, incredibile occasione per l'ex bomber del Fiumicino attraverso un episodio. Poi dopo 5 minuti pronti via del secondo tempo, Pietro Bono si è fatto trovare pronto nell'inserimento e col sinistro ha incrociato fulminando Nasti. C'è ancora tempo però per la giocata di Felli in area di rigore. Vincere la partita Real San Basilio 2-1 al 92esimo. Nasti per Forlini, è finita! Il San Basilio vince per la prima volta in questo campionato e lo fa con un gol al fotofinish di Felli, finisce 2-1.